Sono passate 3 settimane da quella maledetta notte tra il 21 e il 22 di luglio, quando qualcosa nel sistema idrico intorno al torrente Freddana non ha retto, inondando di acqua, fango e detriti case, negozi e attività commerciali. E a 3 settimane la rabbia dei residenti che si affacciano sulla via Percamaniore non si placa. Lo ricorda uno striscione messo dai residenti sul poggio davanti alla cassa di espansione che recita «Case allagate, cassa di espansione vuota». È proprio questo il tema che viene sollevato un po' da tutti nella zona. La notte del nubifragio, in sostanza, l'acqua arrivava dai fossi e dai canali di tutto il reticolo minore che non riuscivano a defluire nella Freddana arrivata al limite degli argini sulla via Percamaiore. Ma nemmeno una goccia è defluita, se non per pochi centimetri, dal lato della cassa di espansione, costruita proprio a questo scopo. Al di là dei motivi, delle caratteristiche tecniche, della funzionalità, i cittadini puntano il dito soprattutto sui danni patiti, che ormai, con cadenza regolare, si ripetono. È arrivata l'acqua tutto un colpo dal di dietro, ha alluvionato tutte le macchine, ha alluvionato tutto quello che c'era e noi non si è potuto salvare niente. Surgelatori belli pieni e buttato via tutto, surgelatore e tutto. E poi che è successo? Dopo resta il macello, tutto l'orto, tutto, per carità, tutto quello che può rovinare nelle cantine, olio, vino, patate. E poi anche questi alberi qui che mi vanno sul tetto e poi prima che provocano qualche morto o qualcuno o qualcosa del genere, qualche disgrazia, potrebbero anche venire a vederli, gliel'ho segnalato 1 milione di volte. A nulla sono valse richieste, incontri e telefonate negli ultimi mesi per far presente la situazione. E anche gli altri residenti in zona concordano. C'è chi, ad esempio, ha appena finito di murare la propria abitazione. Gli è stato chiesto di alzarla di 80 cm rispetto al piano stradale, non è servito a nulla. I residenti, poi, si lamentano che da queste parti ancora non si è visto nessuno, salvo qualche tecnico che ha effettuato delle rilevazioni sulla Freddana e le ruspe che hanno eliminato un po' di residui dal corso del fiume. Gli abitanti si sentono già, dopo il periodo di emergenza, dimenticati e vogliono tenere alta l'attenzione sul tema. L'autunno delle piogge, d'altronde, è dietro l'angolo. Franco Corradi, titolare del Guercio, a 3 settimane dai danni, l'attività sta piano piano riprendendo, però c'è da pagare. Ora viene il bello, cioè partire siamo partiti, partiti alla grande, però ora c'è tutte le altre cose da fare, la gente vuole essere pagata. Soldi. E questo significa che anche voi volete essere pagati? E noi vogliamo essere pagati. Io dal 92 che ho speso 958 milioni di lire di alluvioni e c'ho sempre il mutuo ancora da pagare per l'alluvioni e quindi questa volta li voglio tutti quei danni che ho, li voglio tutti fino alla lì, l'ho già detto al sindaco, l'ho detto a tutti, alla provincia, al Baccelli, a tutti, a questi grandi signori li ho detto a tutti e li voglio. Basta. Anche passando eventualmente per via legale. Esatto, e se no li denuncio e siamo a posto. Ci ho già proposto questa cosa qui, di denunciarli tutti e vedere se si ottiene qualcosa.